Oh, Christmas, it's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas, we'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Every face I've seen through the year. Now's the time to see the good and try to rise above. Petty things that compromise our cheer. Oh, Christmas. The ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. Everyone out there deserves a little bit of love. Green tree, color it beautifully like a makeover. Oh, Christmas, the word that's out on the street is that the season's complete when hearts are open. Everyone out there deserves a little bit of love, tenderness and smiles so sincere. Bright
In my ears of warm intentions. Oh, Christmas will burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Every face I've seen through the year. Now's the time to see the good and try to rise above. Compromise our cheer. Oh, Christmas, the ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. Everyone out there deserves a little bit of love. Green tree, color it beautifully like a makeover. Oh, Christmas, the word that's out on the street is that the season's complete when hearts are open. Everyone out there deserves a little bit of love, tenderness and smiles so sincere. The magic of the holidays is here.
hearts quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing alleluia. Christ the Savior is born. Siamo qui con alcuni visitatori, cosa ne pensate di questo presepe qui a Camigliano? È un bel presepe perché è un posto molto caratteristico, quindi c'è la grotta come se fosse proprio il vero posto dove è nato Gesù Bambino, quindi è organizzato molto bene, è stata una bella visita. Per lei? Sì, è bello perché ricrea l'atmosfera dell'epoca, comunque con i vari personaggi del tempo, e quindi molto realistico, diciamo, e anche molto caratteristico, e sì, ci sono begli assaggini. Com'è stato il presepe? Bene, bene, bellissimo. Qual è la scena più importante secondo lei, la grotta? Sì, anche il paesaggio intorno è caratteristico e la parte più bella è stata quella là. Ok, ecco, buonasera, signora, buonasera. Qual è stata la parte più bella di questo presepe? La grotta, bellissima, molto intensa come sensazione, proprio bella, bella veramente, complimenti. Bene. Ecco, buonasera, alla fine qual è stata la postazione più interessante? La grotta, molto bella. Per lei? La grotta sicuramente, le luci azzurre sono state. Buonasera, qual è stata la parte più importante di questo presepe a Camigliano? Un po' tutto, è tutto bello, non me l'aspettavo, sinceramente, come location, come tutto. Bellissima la grotta, la prima volta che ci sono stato, quindi è stata bellissima, una bella esperienza. Da dove viene? Io vengo da Casaggiove. Giustamente si assaggiano anche i prodotti tipici, c'è la polenta, vero? Sì, è la polenta. Buona veramente, giusto? Non l'abbiamo ancora assaggiata. Assaggiamo.
Prego, per lei. Ottima, veramente. Buona, ottima. Ecco, voi da dove venite? Veniamo da Pastrano, qui vicino. Interessante questa idea. Sì, interessante, sì. Buonasera, siamo qui con alcuni visitatori. Da dove viene lei, prego? Mignano Montelungo. Ecco, com'è stato il presepe? È spettacolare, è una cosa reale proprio. Bene. Cosa le è piaciuto di più? La naturalezza delle persone. La grotta, quindi, giusto? Ma per lei? Anche per me la grotta è stata molto bella. Emozioni veramente, sembra di stare a Betlemme, ecco, il clima è proprio quello. Editatrice, buonasera. Alla fine cosa ne pensa di questo presepe? Bellissimo. Beh, cosa le ha colpito di più? E come è fatto? La naturalezza? Sì. Come è stato il presepe per lei? Bello, bellissimo. Molto bello, devo dire la verità, la grotta è stupenda. La prima esperienza tanto. Che siamo venuti qua è stata veramente bene, suggestiva come... Da dove venite? Fratta Maggiore, provincia di Napoli. A te è piaciuto? Bene, bene, bene. Bene, per lei invece? Caratteristico, bello. No, cosa è piaciuto di più? La grotta. Anche a me la grotta è fenomenale. Come è stata allestita? Molto bello. Cosa ne pensate di questo presepe vivente qui a Camigliano? No, è bellissimo, è una tradizione che va avanti ormai da anni e ci vengo ogni anno. Cosa le è piaciuta di più? Mi è piaciuta proprio l'atmosfera, la gioia, la serenità, il calore del paese che si sente. Per lei? È la prima volta che vengo, è uguale a lei, quindi è bellissimo come situazione. Salve, buonasera, siamo con altri visitatori. Le è piaciuto il presepe? Sì. Tantissimo, prego. Particolare. Bene, per lei? Cosa... Bellissimo. Beh, cosa le ha attratto di più? La grotta. Per lei? Stupendo, particolare, tipico e caratteristico. Molto. Beh. Troppo unico. Bella. Special... Bellissima. Specie lo spettacolo nella grotta. L'atmosfera. Sto qui con una turista. Salve, buonasera. Cosa ne pensa di questo presepe vivente? Salve, buonasera. No, è organizzato molto bene, curato nei dettagli, la location è molto adatta, le persone che hanno organizzato hanno fatto un buon lavoro. Cosa le ha colpito di più? La grotta, dove c'è la natività. Sto qui con una turista. Salve, buonasera. Cosa ne pensa di questo presepe vivente? Salve, buonasera. No, è organizzato molto bene, curato nei dettagli, la location è molto adatta, le persone che hanno organizzato hanno fatto un buon lavoro. Cosa le ha colpito di più? La grotta, dove c'è la natività. Qual è la scena invece più importante secondo lei? La scena che mi è piaciuta di più sono le lavandaie. Perché secondo lei? Perché rappresentano proprio realmente quello che accadeva un tempo. Carissimi utenti, buonasera, siamo qui alla quinta edizione del presepe vivente di Camigliano in provincia di Caserta. Davvero un successo ennesimo per questo evento. Alle sue spalle c'è proprio la grotta che identifica dove avviene in realtà il presepe vivente. Davvero questo presepe viene fatto in un ambiente naturale. Sì, infatti ci troviamo, in realtà questo è il Monte Maggiore e questa è una vera grotta naturale, di origine naturalmente calcarea e abbiamo deciso di fare il presepe in questa grotta già circa 5 anni fa, anzi 6 anni fa. Questa è la quinta edizione e la particolarità di questo presepe è proprio questa, che avviene in una grotta del tutto naturale. Ecco Sindaco, davvero questo presepe ogni anno incontrano tantissimi visitatori, è sempre attratto da migliaia di visitatori, anche quest'anno si attende lo stesso flusso turistico? Sì, questa è la quinta edizione come dicevo prima e ci aspettiamo ancora di più, l'affluenza ancora maggiore, anche perché la pubblicità è stata fatta grazie soprattutto al consigliere delegato alla promozione del territorio che è Simeone Iovino. Quest'anno abbiamo deciso di concentrare tutto il presepe vivente proprio sulla grotta, proprio l'ultima parte, proprio in montagna, non come gli anni passati che si svolgeva anche lungo le strade che portavano alla grotta. Abbiamo deciso di concentrarlo qui proprio per renderlo ancora più attraente, più ricco di postazioni e ancora più bello. Sindaco, qual è la tipologia del visitatore? La tipologia del visitatore soprattutto famiglie, ma tutti, anche molti curiosi perché, ripeto, la grotta è una grotta naturale, è un'attrattiva unica, penso che sia uno dei pochi presepi che si svolge in una grotta così bella e così particolare. Quindi credo che il pubblico sia un po' vario, dal professionista alle famiglie con bambini soprattutto.
Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questo straordinario evento e fare buon anno a tutti, quindi buon 2019 a tutti. Infine voglio ringraziare i ragazzi della Protezione Civile che sono indispensabili per la riuscita di questa manifestazione e soprattutto i colleghi di amministrazione. Quindi grazie a tutti loro e grazie anche nuovamente ai volontari che hanno partecipato a questo evento. Grazie. Siamo invece con l'assessore Iovino. Ecco assessore, davvero resta sempre un entusiasmo venire qui alla Grotta di San Michele, davvero uno straordinario spettacolo. Sì, la Grotta di San Michele per noi camiglianesi è uno spettacolo della natura. Ogni volta cerchiamo di dare sempre il meglio, insieme alla comunità, ai cittadini e alle associazioni facciamo sì che questo presepe e la grotta venga valorizzata. Bene, ecco, secondo lei negli anni scorsi si ricorda più o meno com'è stato il giudizio dei visitatori? Il giudizio dei visitatori è stato entusiasta, sono rimasti tutti esterrefatti e quest'anno grazie alla pubblicità che abbiamo fatto hanno prenotato già diversi pullman per il giorno 29, verranno dei gruppi da Bari, da Napoli e vuol dire che è piaciuto, continuerà a piacere. Beautifully, like a makeover. Oh, Christmas. The word that's out on the street is that the season's complete when hearts are open.